Con il Covid il Ministero ha deciso di svolgere tutti i test di medicina a livello territoriale, quindi noi raccogliamo tutti i ragazzi che hanno optato per una qualsiasi facoltà di medicina a livello nazionale, però residenti nella provincia di Teramo. Devo dire che la cosa non ci ha sconvolto più di tanto, perché noi siamo già preparati con tutta l'organizzazione per il test di veterinaria che abbiamo svolto il 1° settembre. Per questo test abbiamo ricevuto anche i ringraziamenti da parte del Ministero, quindi consentitemi di ringraziare tutti i colleghi e il personale per la perfetta organizzazione, e devo dire che viene fuori veramente lo spirito di squadra e, come piace definirlo, lo spirito di comunità dell'Università di Teramo. Questi ragazzi oggi sono qui, sono sicuro che per molti di loro, tutti di loro, insomma, la possibilità di entrare a medicina ci sarà, però nel caso in cui non dovessero farcela, le porte dell'Università di Teramo e il rettore dell'Università di Teramo sono pronti ad accogliere, quindi io in particolare, quindi gli chiedo di prendere in considerazione i nostri corsi di laurea. Il nostro spirito ambientalista, non posso che suggerire la risposta viva il lupo, quindi veramente un augurio di cuore, però ripeto, insomma, è importante che se per quest'anno non ce la fanno ad entrare, tengano in considerazione l'offerta formativa di qualità e di altissimo livello dell'Università di Teramo.